mi diria che il futuro della lenga piemontesa è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Io sono un uomo di mare, sono nato a Taranto, sono un velista. Esiste una linea di galleggiamento, una linea che divide l'emerso dal sommerso. Tecnicamente in italiano la parte sommersa si chiama opera viva. Connubiando l'opportunità, il gioco di parole tra opera d'arte come opera viva, includo nella mia ricerca una cosa a me molto cara, cioè ciò che è sommerso, nascosto, laterale, periferico. Cioè di andare a verificare lì dove non si guarda di solito. Iacuno 5 bis non è un museo, è un'opera viva, perché abbiamo deciso di verificare come l'arte si nutra della vita e viceversa. Qui siamo in via Cuneo 5 bis, condominio del quartiere Aurora, un quartiere situato a nord di Torino. A un certo punto nel 2012 l'amministratore di questo condominio mi chiese una collaborazione, dato che io stavo lavorando ad un progetto artistico particolare, una sorta di network che dichiarava qualsiasi spazio preesistente spazio di accoglienza, possibile accoglienza creativa gratuita e senza filtri. Un parrucchiere, una casa privata, un bar, potevano diventare dei luoghi dove potesse essere ospitata l'arte. Il progetto si chiamava Bar Luigi Opera Viva. In un anno aprì questi 19 luoghi in tutto il mondo. Il mio lavoro sul condominio parte innanzitutto da un'assunzione di responsabilità fiscale, amministrativa, provare anche ad instaurare un rapporto comunitario, diciamo, con questo luogo, e abbiamo potuto dare corpo a quello che è un lavoro di bellezza, però sempre nell'ottica di creare una piccola comunità. A questo progetto hanno collaborato con sensibilità vari artisti. Pierfrancesco La Fratta, che con le sue fotografie d'avvicinamento, fotografie fatte a camera bassa, ha permesso per la prima volta ai condomini di guardarsi in faccia. Cosimo Calabrese, anche lui di Taranto. Due progetti ha sviluppato: da una parte queste foto di famiglia composite, formali, che abbiamo esposto come in una sala di casa, e il secondo progetto invece queste foto di singoli ritratti a condomini che portavano dietro di sé ognuno il proprio fondale. Poi abbiamo avuto Monica Tarone, soprano eccezionale che vive in questo condominio, che ci ha dedicato insieme ai suoi allievi questo concerto meraviglioso realizzato sul tappeto che io ho realizzato. È stata una serata formidabile, perché i ballatoi sono diventati un luogo di ospitalità, come un anfiteatro, sembrava quasi un teatro elisabettiano, no? Francesco Valeri, che ha fatto questo meraviglioso androne con questo racconto stupendo che parla dell'uomo liberato. L'idea è che questo sia una sala comune, le fotografie esposte in questa sala comune e il tappeto appunto della sala. Il tappeto come simbolo di accoglienza, attorno al quale riunirsi ogni tanto per le proposte che andremo a fare nel proseguo. È stato mio compito raccontare, tenere informato e coinvolgere i condomini, che non si sono mai tirati indietro. Noi non vogliamo essere aggressivi, non vogliamo colonizzare un posto, non vogliamo gentrificarlo. Vorremmo che le persone abbiano il tempo di sentirsi proprietari di questo spazio, no? E di poterlo gestire. Io vedo assolutamente come unica grande opportunità avere un atteggiamento propositivo in un'Italia che cambia
non si può più opporre resistenze. L'Italia che cambia per me è soprattutto apertura, apertura e fluire. L'Italia che cambia è l'Italia delle belle storie, dell'Italia che spesso non va sui giornali, invece c'è un'Italia piccolina che lavora dietro le quinte e che dà anche speranza, insomma, a chi rimane qua. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.